Clasher, io sono Ariel Clan Italy Breaker. Come potete vedere siamo in un nuovo video di Clash Royale. Potete vedere che sono sceso di trofei, questo grazie ai miei precedenti video su Clash Royale, cioè attaccare solo con pozioni e attaccare solo con truppe a alto costo, mi hanno tolto veramente, veramente tanti trofei. Infatti ho 300 trofei in meno dell'altro video. Ma non ho deciso di pubblicare quella tipologia di video solo perché non mi piaceva personalmente, quindi non tendo a pubblicare dei video che non piacciono a me, ma se vi potrebbe piacere un format del genere fatemelo sapere che ve li pubblico. Come potete vedere, oggi andiamo ad attaccare con il Novatore a ghiaccio. Questo è il deck che vi presento oggi: cannone, frecce, ordini sgarri, ghiaccio, scalatrini, barbari e goblin per supportare con i lancieri e domatore. Ma andiamo subito a cercare una partita. Ok, trovata la partita, siamo contro Lili dei Baschi Bat. E partiamo subito con la nostra tecnica, che sarebbe barbari e domatori cinghiali. Oddio. Però, oh, come l'abbiamo fregato. Almeno così facciamo un pochino di danni alla torre di sinistra. E li abbiamo fatto fuori così i sgherri. Non me l'aspettavo, avevo buttato le frecce per fargli i danni. Comunque siamo contro un livello 7, quindi siamo un pochino più favoriti, anche se, devo dirla tutta, non c'entra il livello, perché come sto gioco insegna, fa vincere solo chi vuole. Andiamo a distruggere i barbari, mettiamo gli scheletrini così, attiriamo i barbari e distruggiamo gli ultimi due barbari, così non ci fanno danni alla torre di sinistra. E adesso, secondo me, possiamo anche andare di due motori cinghiali, tenerla a congelamento e piazzarla. E così facciamo danni, molti danni alla torre di sinistra, non credo di buttarla giù. No, 642 danni. È buono, è relativamente buono. Piazziamo i barbari, anche se non era la migliore scelta. Ho messo un mongolfiero, mettiamo gli sgherri. Ci farà abbastanza danni, lo so, spero. Ok, perfetto. Non ha fatto neanche troppissimi punti vita la torre di sinistra, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Questa è un'altra tecnica, domatori di cinghiali e scheletrini, così se piazza un cannone o qualcosa ci possiamo difendere. Mettiamo subito la gelo e la torre è andata giù, ragazzi. È andata giù la torre! Tanta roba. E ora sarà solo un 45 secondi di tenere il vantaggio, possiamo dire così. Sì, c'è il domatore che possiamo intercettare con i barbari. Ho paura della sua mongolfiera, ma spero non faccia troppissimo. Distruggiamo la sua torre bombardiera e distruggiamo anche le sue frecce. Con le frecce distruggiamo i suoi sgherri. Allora, mi ha piazzato il drago, mi piazzo questi, attiro gli scheletrini, poi i goblin lancieri. Oddio, mi ha distrutto tutto, è stato bravo. Dalla ducata qua, però non si può fare niente. Piazziamo un cannone così proprio alla cazzo, il domatore che ci mi arriva, e ci siamo portati a casa la prima vittoria con il domatore di ghiaccio. Grazie a Lili, mettiamo i trofei e così almeno possiamo riconquistare i trofei persi dalle cavolate che facevo prima. Ok, ora passiamo a un attacco online, sempre con lo stesso mazzo. Cerchiamo una partita, appena la trovo ci rivediamo. Trovata la partita, siamo contro Zemo degli Little Breaker del mio stesso clan. Livello 8, quindi sarà un incontro alla pari. Che vinca il migliore, buona fortuna. Piazza subito gli sgherri che distruggerò facilmente con le frecce. Adesso ho messo la gelo, ovviamente, perché si sa che domatori e gelo vanno a braccetto proprio. E piazziamo domatore anche noi, andiamo di congelamento pure noi, e sì, stiamo facendo danni con noi. Piazzata bene a congelamento, forse la torre va giù, ed è così, torre è andata giù. Siamo in vantaggio, ma abbiamo solo 1000 punti vita nella torre di sinistra. Mettiamo le frecce qua, così da distruggermi gli sgherri. Distrutti gli sgherri, io direi di puntare alla torre principale, anche se non sarà troppo facile prendergliela. Io direi di andare con barbari, un pochino di spia goblins e di domatori. Cazzo, ciao, merda. No, non so neanche usare la gelo, perché avrei perso lo stesso vantaggio che avevo preso.
Andiamo a piazzare il cannone e gli scheletrini, possibilmente. Andiamo a mettere i barbari, così da prendere il tutto e distruggerglielo. Perfetto. E sì, dobbiamo solo tenere il vantaggio, se non provare a prendere la torre principale, anche se la vedo dura. Andiamo con i goblin lancieri a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Lui ovviamente adesso metterà la ghiaccio. Ovviamente, mi distruggere la torre di sinistra. Io adesso metto domatore, congelamento e vediamo di fargli un pochino di danni. Buono così. Lui ha messo tutto quel bordello che andrò a stoppare con le frecce. Andiamo così. Proviamo a distruggere queste cose. Lui... c'ho solo lo stregone di ghiaccio in vita. Noi andiamo così. Mi sono fatto un po' di danni. Non siamo riusciti a prendergli la torre. Però siamo messi bene. Devo dire che siamo messi bene. Andiamo di frecce. Qua andiamo così. Ok. Stiamo andando abbastanza bene. Perfetto. Andiamo così. E andiamo così. Perfetto. Gli ho fatto un pochino di danni. Questo era il nostro obiettivo. Stoppiamogli subito. Questo e anche questo. Minion Horde che fanno un botto di danni. Lì ha messo Mago, che non dovrebbe essere un problema con il domatore. Infatti lo andremo a gelare così. E forse. Ah, ho sbagliato completamente le frecce. Questo può essere un problema. Ho sbagliato completamente le frecce. Andiamo di domatore di cinghiale. Andiamo sperando. Ah! Ho sbagliato anche qui, anche se non è molto un problema. Abbiamo ancora un minuto per fargli 200 di danno. Andiamo così. Ha sbagliato le frecce lui. Ok. Andiamo così. Andiamo di domatore. Andiamo di ghiaccio. E forse... no! Mannaggia la miseria. Oddio, sta diventando più difficile di quanto pensassi. Ok, dai che resisti. Andiamo! Abbiamo vinto all'ultimo! Che gara sudata! E 3-1 all'ultimo! Oddio, comunque GG, madonna! Con questo ragazzi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri video di Clash Royale, scriveteselo qua nei commenti. Qua è tutto, bye bye!